Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Nicolò e in questo video continuo la presentazione dei carabini. Continuo la presentazione dei carabini della mia collezione. Stavolta però vi presento una sola specie. Pepe, sta calmo. Stavolta però vi presento una sola specie molto particolare, il Cicrus cylindricollis. Vi ricordo anche che potete trovare tutti gli episodi di questa serie nella playlist che vi terrò in descrizione, oppure qua sopra, sperando di aver indicato giusto, che se riesco a metterla in fase di post-produzione. Detto questo, direi che non ci resta altro che cominciare. Il Cicrus cylindricollis è un carabide appartenente alla sottofamiglia carabine, o cicrine secondo alcuni autori, che rappresenta all'interno... Fa sito, Pepe! Che rappresenta all'interno del genere Cicrus una delle specie più specializzate nel particolare tipo di caccia di questi animali. Le specie del genere Cicrus sono infatti specializzate nella caccia alle chiocciole e quindi presentano un capo e il pronoto molto allungati. Questo allungamento è portato all'estremo nella specie Cicrus cylindricollis, che presenta delle mandibole lunghe quanto il cranio e un pronoto molto più stretto che nelle altre specie. Anche le elitre di questa specie sono di forma allungata e assumono quasi la forma di una supposta. Il corpo è interamente di colore nero, eccetto per le sottili antenne che possono essere di colore marrone scuro. Inoltre, questa specie non è in grado di volare in quanto le elitre sono fuse insieme, però la presenza di zampe molto lunghe e adatta alla corsa permette al Cicrus cylindricollis di correre molto velocemente. È una specie endemica italiana che si rinviene nelle prealpi bergamasche e bresciane e si spinge fino al Monte Baldo e forse ai Lessini. Nonostante questo però è abbastanza rara e si rinviene soltanto in poche stazioni, peraltro mai in gran numero. Il Cicrus cylindricollis è una specie estremamente interessante poiché rappresenta l'estremizzazione dell'aspetto generale di un cicrus e sembra legato in modo particolare a una specie di chiocciola, l'Helix frigida, che rappresenta la preda sia dell'adulto che della larva. Infatti spesso dove vive il Cicrus cylindricollis si trovano una grande quantità di gusci di chiocciola vuoti, senza crepe o buchi, poiché grazie al capo e al pronoto estremamente stretti e flessibili, questa specie è in grado di entrare all'interno del guscio delle... Pepe! Ha pisciato sul cavalletto. Comunque, grazie al capo e al pronoto molto stretti e flessibili, questa specie è in grado di entrare all'interno del guscio delle chiocciole senza romperlo e mangiarne il contenuto. Il Cicrus cylindricollis è una specie alpina di alta quota, che popola prati e pietraie fra i 1800 e i 2500 metri di altitudine, in preferenza vicino a laghetti oppure in conche che rimangono innevate anche a lungo dopo l'inverno, in associazione ad altre specie nivali come ad esempio Princillium bipunctatum, di cui ho già parlato in un precedente video. Se volete recuperarlo, eccolo qui. Il Cicrus cylindricollis è una specie notturna, che però si può rinvenire anche in pieno giorno, intento a cibarsi di chiocciole. Bene, detto questo... Ah! Cazzo! Detto questo direi che il video si può concludere qui. Spero che vi sia piaciuto, intanto mi è entrato un bastone nella ciabatta e con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!